Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo alla 31ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, e il tema di questa domenica è facilmente individuabile dalle parole che abbiamo ascoltato da Gesù nel Vangelo. Oggi la liturgia ci fa riflettere sui primi due comandamenti, o meglio è uno con due versioni, l'amore di Dio e l'amore del prossimo, in cui, a detta di Gesù, si racchiude appunto tutta la legge e tutti i profeti. Quindi sono, sapete che anche il Decalogo, se ricordiamo i 10 comandamenti, i primi 3 comandamenti riguardano Dio, ve lo ricordate, non avrai altro Dio lì fuori di me, non nominare il nome di Dio in vano, e ricordare di identificare le feste, dal 4 al 10 riguardano il prossimo. E quindi approfondiremo questi due aspetti. Solo che c'è un prequel, una condizione fondamentale. Guardate, chi di voi si ricorda qual era la cosa che abbiamo ripetuto durante il salmo responsoriale? Vediamo se qualcuno se lo ricorda. Prima lettura, no? Poi ripetiamo insieme. Qual era il ritornello del salmo responsoriale? Ricordate? Ti amo, Signore. Ti amo, Signore, mia forza. Ecco, oggi ne abbiamo detto al Signore. Adesso nessuno deve rispondere. Chiediamoci nel cuore, io a Dio, nel segreto del mio cuore, nell'intimo della mia presenza, gli ho mai detto, ma col cuore, ti amo in tutta la mia vita? Sicuramente sì, no? Però l'assicuro che 100% tra i nostri fratelli della razza umana c'è anche chi passa una vita senza mai dire a Dio ti amo. Eppure dovrebbe essere la cosa più naturale di questo mondo. Qual è il primo comandamento che ha detto Gesù? Perché sull'amore del prossimo, poi farò anche un video sull'amore del prossimo, sull'amore del prossimo più o meno, almeno a grandi linee, a meno che uno non sia proprio una bestia rara, siamo tutti quanti abbastanza d'accordo, mica vuoi andare in giro a ammazzare la gente o fare cose di questo genere, no? Ma amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, dice Gesù, guardate, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Sapete perché dice così? Perché in paradiso questo si fa. In paradiso, la vita del paradiso, abbiamo celebrato da poco la festa di tutti i santi, di quelli che stanno in paradiso, è questa. E come mai che magari non ci viene da dire così spesso al nostro Signore ti amo? Questa è la prima domanda che dobbiamo, se non glielo diciamo troppo spesso. Allora, prima di dire il comandamento, cosa dice il Signore? Questo sia nel Vangelo, ma sia nel prequel, che è la prima lettura, perché Gesù qui sta citando ciò che era già stato detto da Dio nell'Antico Testamento, no? La prima parola non è amerai il Signore Dio tuo, ma è, attenzione, ascolta Israele, ascolta. Il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. In ebraico, guardate, insomma, che conosco, c'è scritto: di conseguenza amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua mente, con tutto il cuore. Cioè, se non c'è stato prima l'ascolto e la presa di coscienza di chi è Dio in se stesso e che tu l'hai scelto come tuo Dio, tu non lo amerai mai. Ne abbiamo esperienza tutti quanti, no? Noi possiamo amare un estraneo, e molti qui presenti sono sposati, no? C'hanno una moglie, c'hanno un marito, no? Prima di sposarsi si sono dovuti innamorare. E prima di innamorarsi, la persona devi conoscere, mica te puoi innamorare di un'idea o di un fantasma. Allora, cosa c'è dietro quell'ascolta? E magari perché forse io non sento così tanto spesso il bisogno di dire al Signore quanto ti amo, capito? Perché molte volte, ripeto, io parlo in generale, non voglio certamente rivolgermi ai presenti, né tantomeno offendermi a nessuno. Facciamo subito presto a dire: ah, perché Dio ha permesso questa disgrazia? Ah, perché è successa questa cosa? Ah, perché è successa quest'altra cosa? Quindi, purtroppo, puntare qualche volta il dito contro l'Altissimo, che poi lo sta sempre buono, quindi non si paga dei buoni avvocati, è sempre un pochino più facile. Perché è così facile puntare il dito e meno facile dirgli ti amo? Il motivo è molto semplice. Perché non lo conosciamo. Capite? Perché Dio e Gesù, che è Dio fatto carne, è in se stesso sommamente amabile. Cioè, vi dico una cosa, che lo so dalla mia esperienza di sacerdote e dalle tante cose che ho letto. Voi sapete che alcuni santi,
alcuni grandi santi, in questo mondo voi sapete che vedere Dio è impossibile, perché se noi vedessimo Dio staremmo già in paradiso, ma ci sono delle forme straordinarie di conoscenza profonda dell'Altissimo che hanno vissuto alcuni grandi santi. Una l'abbiamo festeggiata nel mese di ottobre, per esempio, che è Santa Teresa d'Avila. Sapete cosa succede a queste persone? Che quando hanno questo tipo di visione, si chiama la visione intuitiva della Santissima Trinità, però insomma non vi preoccupate, no? Basta capire il concetto, che li fa conoscere bene chi è Dio, sono presi da un amore così grande che vorrebbero morire subito. Vorrebbero morire subito, non perché non amano la vita, come quelli che sono depressi e si vogliono suicidare, ma perché hanno visto cosa significa godere di Dio. Dice, ma io che sto facendo? Voglio andare via subito. E alcuni passano le giornate piangendo e chiedendo al Signore, ti prego, toglimi presto da questa valle di lacrime. È chiaro, noi non ci viene da fare questo qua, se leggiamo una cosa di questo genere cominciamo a pensare, forse questo qualche rotella gli manca. Ma perché a noi non ci viene? Perché non abbiamo questa conoscenza, capite? Se anche a noi il Signore ci vuole essere una grazia di questo genere, stare tranquilli che reagiremo tutti allo stesso modo. Allora, prima di arrivare alla visione intuitiva della Santissima Trinità, però una domanda dobbiamo farcela, no? Io nella mia esistenza, questo possiamo farcela, cerco il Signore, faccio in modo per quanto posso di conoscerlo un pochino, gli dedico un pochino di spazio, un pochino di tempo. Adesso sul bollettino di questa settimana troverete che adesso ricominciano le attività pastorali, ricominciano sempre, io fino a quando sto in tutte le parrocchie, no? È il mio dovere perché vi parlo, perché per esempio a che serve una parrocchia? A tante cose, ma uno che frequenta la chiesa e la parrocchia, no? Secondo voi, immaginate, pensate, qui oggi stanno un po' dimesse per diverse intenzioni, quindi magari c'è anche qualcuno che viene da qualche altra parrocchia, non tutta la tua parrocchia, che cerchi? Sperando che almeno uno ci cerca qualcosa, perché è proprio gente che neanche, insomma, diciamo così, era uno dice, neanche a servire le parrocchie. Qual è il primo compito che ha una parrocchia? La parrocchia è l'ultima localizzazione, quella proprio di base della Chiesa fondata da Gesù, no? Qual è? Ma a mio avviso, questo non è una cosa personale, in parrocchia chi vuole conoscere un po' meglio il Signore deve poterlo conoscere un po' meglio. Quindi senza limitarsi, capito, a un'omelia domenicale, che poi Papa Francesco ci tira le orecchie, che non deve essere più lunga di 10 minuti, io ogni tanto sforo un po', ma 10 minuti a settimana, un po' pochino, capite, a volte per conoscere un po' il Signore. Quindi uno deve ampliare un pochino gli orizzonti. Quindi anche quest'anno, lo dico, sul bollettino, faremo gli incontri sul Vangelo, quest'anno c'è il Vangelo di Luca, continueremo gli incontri di catechismo per gli adulti, già facciamo le ore sante del giovedì. Perché? Perché è mio dovere mettere coloro che lo desiderano, senza nessun obbligo per nessuno, in condizione di conoscere un po' meglio Gesù, di conoscere un po' meglio Gesù, di conoscere un po' meglio la Chiesa, capite? Perché se tu non lo conosci, non lo ami, se non lo ami, nella vita non sarai felice. Perché amare Gesù significa cominciare a vivere il paradiso da qui, non amarlo significa precludersi la possibilità di vivere una vita felice da qui. Guardate che la prima lettura, che è molto bella, dopo ascolta Israele e dice, guarda, metti in pratica i comandamenti, ascoltate cosa dice, perché tu sia felice, testuali parole, e diventiate molto numerosi. Cioè, se io conosco il Signore, lo amo e metto in pratica quello che mi dice, attenzione, non perché è una legge, ah, questo non si può fare, quest'altro non si può fare, uffa, ma no, perché comprendo che quando il Signore mi dice qualcosa, me lo dice come atto di amore per me, per il mio bene. Quindi se mi dice non fare così, non è che me lo dice perché mi vuole togliere qualcosa, ma me lo dice perché mi vuole bene, mi vuole impedire di passare qualche guaio, mi vuole risparmiarmi qualche guaio, non perché mi vuole togliere qualcosa. È la mia vita che ne va, capite, in gioco. Allora questo ci dobbiamo portare dietro. Io penso che quello che ho ascoltato è vero, che amare il Signore, cosa dice lo scriba a Gesù? Sì, hai detto bene maestro, amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di una cosa, cioè è la cosa più importante che esista. Questo prima di sentirci obbligati, è un annuncio per confrontarci, no?
Perché nella vita noi facciamo delle scelte, la nostra vita prende necessariamente delle direzioni. Ma cos'è importante per me? D'accordo, io Dio non mi sento di amarlo così tanto, ma ci credo che se lo conosco un po' di meglio, se lo conosco un po' meglio, forse comincerò ad amarlo un po' di più, e se lo amo un po' di più la mia vita sarà più bella, non solo quella che verrà dopo, ma anche quella che comincia adesso, perché questo è quello che annuncia la Chiesa, la ragione d'essere principale della Chiesa, questo è, capite? Ecco perché una parrocchia, a mio avviso, oltre a tante altre cose, deve preoccuparsi di mettere i fedeli che lo desiderano in condizione di crescere in questa conoscenza. Basta. Portiamoci questa domanda previa, no? Ecco, quanto io conosco il Signore? Quanto tempo dedico a conoscerlo meglio? Se gli ho mai detto ti amo con il cuore, e se non gliel'ho mai detto, perché? E se lo conosco poco, perché? Perché non ho intercettato le occasioni giuste, o perché magari forse effettivamente ci dedico un pochino di tempo? Guardate che il problema di Dio è un problema fondamentale, ecco, perché la nostra vita cammina inesorabilmente verso il termine, e a un certo punto poi le domande diventano sempre più incalzanti, perché si arriva pure, ma Dio esiste o non esiste? Il paradiso esiste o non esiste? O sono tutte quante chiacchiere o folle che si sono inventati i preti perché vogliono tenere buona la gente, e ancora andiamo a credere alle favole nel 2018, cioè, capite? Queste domande portano molto lontane, però ciascuno di noi deve fare un proprio cuore e prendere una posizione. Chiediamo a Maria Santissima che ci prenda per mano e ci guida verso questo bellissimo cammino di aprire il cuore alla conoscenza del Signore e accogliere anzitutto la rivelazione del suo amore, che inevitabilmente porta le creature che lo accolgono a innamorarsi di lui e a ricambiare con amore l'amore che lui stesso ci fa conoscere e ci dona. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.